abilitata questa parte centrale, perché io non ho il titolo di specializzazione sul sostegno e quindi il sistema non mi dà la possibilità di concorrere, perché non ho il titolo e quindi la procedura è disabilitata, sia la dichiarazione del possesso dei requisiti, sia l'espressione della preferenza. Vado qui, insegnamenti. Per quale classe di concorso concorre Roberta? Roberta concorre su A018, fascia 2, perché non è abilitata. Concorre su A065, sempre fascia 2, perché non è abilitata, ma concorre anche da GPS incrociata sostegno, fascia 2. Ok? Questi sono i miei insegnamenti. E i miei insegnamenti hanno per me, per la mia storia, un'importanza rispetto alle scelte che andrò a fare. Io farò una scelta secondo quelle che sono le mie necessità, la mia storia, il mio vissuto, quello che voglio fare da grande. Espressione preferenze supplente. Che faccio? Aggiungi preferenza. Seleziona, diciamo che io voglio insegnare su A018, ok? Faccio una scuola puntuale, scelgo una scuola puntuale, vado a Napoli. Come vedete, Napoli ha una marea di scuole, quindi per questo io sono veramente facilitata da quel trucchetto che vi ho fatto vedere prima, cliccare CTRLF. Si apre questa tendina, questa volta a destra, inserisco una scuola dove so che si insegna la mia disciplina, Villari, clicco, seleziona. Come vedete, il sistema mi dà la scuola. A questo punto io posso fare la scelta di lasciare annuale e di mettere già in prima battuta fino al termine delle attività didattiche. E anche in prima battuta spezzone, ma io non ve lo consiglio. In questo caso metterò 7, 17. Se sapete già da ora, invece, che non potete sostenere un incarico a tempo determinato per tutte 18 ore, non le chiedete le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Chiedete direttamente gli spezzoni, anche perché così darete la possibilità a qualcuno che invece vuole l'incarico per tutte le ore di essere facilitato. Ok? Quindi io questo non lo metto. Cosa potrei fare io? Adesso potrei mettere ancora una serie di scelte fino a 150. Potrei mettere a 0,18, potrei mettere ancora a 0,18. Potrei mettere distretto, attenzione, sto parlando di una città metropolitana, quindi potrei mettere distretto 40, che è il distretto dove io abito. Mettendo il distretto dove io abito, ho messo una grande marea di scuole e quindi posso mettere anche qui annuale fino al termine delle attività didattiche, oppure posso fare diversamente, posso mettere aggiungi una preferenza. Sempre a 018, sempre distretto, metto un altro distretto che è un'altra parte della mia città e metto tutti e due annuale. Poi posso ripetere lo stesso distretto, lo stesso insegnamento, lo stesso distretto 40. Naturalmente non metterò più annuale, però mi dice, vedi, mi dice devo mettere per forza una scelta. Fino al termine delle attività didattiche. Perché? Perché se io lo metto già da qui, frago qua già fino al termine delle attività didattiche, ok? Il distretto 40. Mettiamo caso che nel distretto 41 ci fosse un incarico per me, per la mia posizione, al 31 agosto, il sistema non mi darebbe la possibilità di arrivare al distretto 41, mi accontenterebbe. Già nel distretto 40, senza andare a cercare qualcosa di più favorevole nel distretto 41. Quindi ha senso ripetere, avrebbe senso ripetere distretto 40 e poi un'altra volta distretto 41 fino al termine dell'attività didattica. Naturalmente io sto semplificando perché qui sono 150 preferenze, quindi
diventa veramente complicato. Ecco qua, Certo. vedete? Ho ripetuto l'insegnamento, quindi sono tutti a 0,18, ho ripetuto il distretto, però mentre qui ho cliccato solo l'opzione annuale, quindi contratti al 31 agosto, qui ho cliccato lo stesso distretto per lo stesso insegnamento, ma per chiedere una supplenza fino al termine dell'attività didattica, quindi fino al 30 giugno. Posso semplificare tutto, rendere tutto molto più facile, mettendo sin da subito a 0,18 annuale o fino al termine dell'attività didattica, ma dipende sempre dalle posizioni che uno occupa. L'opzione spezzone la posso andare a ripetere sempre per gli stessi distretti e sempre per lo stesso classe di concorso, per il tipo di insegnamento, ma magari molto più giù, dopo di aver fatto tutte le altre scelte. Guardate la differenza. Qui mi dice COE, cattedra orario dello stesso comune. Mi dice Roberta, tu per il distretto 40, in tutte le scuole del distretto 40, sei disposta anche ad andare su una COE, cioè su una cattedra oraria esterna? E io dico di sì, non mi interessa di spostarmi, quindi che faccio? Flaggo qua. Se flaggo qua vuol dire che io sto chiedendo di essere scelta anche per COE, cattedra oraria esterna nello stesso comune. Se flaggo qui, anche faccio amplio ancora di più la mia richiesta, quindi ho dato la possibilità al sistema di darmi un incarico sul distretto 40, ma eventualmente anche su un comune addirittura diverso rispetto a quello dove è situato una delle scuole. Diverso è lo spezzone. Lo spezzone è una cattedra che non è già formata in organico. La COE, la cattedra oraria esterna, la trovate già formata. Quindi per questo vi dicevo di andare a verificare sul vostro ambito territoriale se sono stati pubblicati, avrebbero dovuto farlo, gli organici, perché sapete nell'immediato in quale scuola, quella scuola se ha una COE, quindi se ha una cattedra oraria esterno, dove completa. Diverso è lo spezzone. Se io inserisco lo spezzone, per esempio, ha senso lo spezzone perché già sanno che non hanno la possibilità di avere una cattedra intera, i musicisti, perché quelli che suonano uno strumento, maggior parte dei casi, non hanno delle cattedre a 18 ore, quindi hanno uno spezzone. Quindi che fanno? Mettono lo spezzone e ti dicono completamento con lo stesso insegnamento, quindi voglio insegnare, che vi voglio dire? A 0,30 e anche pianoforte, e se in questo caso faccio completamento diverso insegnamento. Se invece non metto diverso insegnamento, mentre allora se faccio così, completamento diverso insegnamento, sto chiedendo di abbinare diversi insegnamenti per arrivare a completare gli spezzoni. Ok, invece se io frago questo, sto dicendo, e non flaggo questo, sto dicendo, guarda, io suono il pianoforte, so che ci sono degli spezzoni, voglio andare nella scuola X con lo spezzone, però voglio andare anche nella scuola Y, sempre con lo spezzone, ma voglio insegnare pianoforte, non voglio insegnare anche musica. Vi ricordo che mentre è possibile il completamento tra insegnanti di scuola secondaria di primo grado e insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, non è possibile un completamento tra gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado e gli insegnanti di scuola dell'infanzia. Se io partecipo, ho una classe di concorso di un tipo di insegnamento, inglese nella scuola secondaria di primo grado, però ho anche il titolo che mi permette di insegnare alla scuola primaria, non posso abbinare i due tipi di insegnamento perché hanno orari diversi. Quindi questo non è possibile. Secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, sì. E quindi vado avanti, come vi ricordavo prima, ho la possibilità di, una volta che faccio una scelta sintetica, di inserire anche il flag scuola ospedaliera. Se non faccio questo, il sistema non mi sceglierà le scuole ospedaliere inserite in questo distretto.
Se non scelgo questo, non mi inserirà nelle scuole carcerarie, se non scelgo questo, non mi inserirà alle scuole serali, se non scelgo questo, non mi inserirà nell'insegnamento per gli adulti. Posso scegliere una di queste opzioni o non scegliere nulla di questa situazione. Io lo spezzone lo tolgo da qui perché io magari lo spezzone me lo vado a mettere dopo, alla fine, ve lo ripeto, a meno che non abbiate delle classi di concorso particolari dove sapete che ci sono solo spezzoni, per questo parlavo dei musicisti. Ora immaginiamo che ho fatto, aspetta, mettiamolo il comune, scelta sintetica sempre a 0,18, vado al comune, scelta del comune, diciamo Casola di Napoli, seleziono, lo inserisco, anche questa faccio fino al termine delle attività didattica, e quindi ho inserito un comune. Ora attenzione. Se io ho il distretto 41 e mi ricordo che mi piace tantissimo una scuola che è nel distretto 41 e voglio aggiungerla, aggiungi preferenza, A018, scuola Napoli, perché il distretto 41 sta nel comune di Napoli. La scelgo, c'è anche il serale, posso scegliere anche puntualmente il serale. Questa scelta che ho fatto adesso non ha senso. Non ha senso perché? Perché, come vi dicevo prima, questa scuola che ho inserito si trova nel distretto 41 e io già ho messo il distretto 41, l'ho messo prima, quindi ha senso solamente se la porto su. Cioè, io sto dicendo al sistema in questo modo. Sto dicendo al sistema, guarda che io voglio prima che tu mi trovi questa scuola perché mi piace, il dirigente è simpaticissimo ed è vero poi, eh? Il dirigente di questa scuola è simpaticissimo. E poi voglio tutte le scuole di quel distretto. Se faccio il contrario non ha senso, non ha proprio senso perché già questa scuola sta nel distretto 41. Quindi io mettendo la scuola prima ho dato una priorità all'interno dello stesso distretto. Naturalmente posso inserire poi gli altri insegnamenti, posso inserire a 0,65 e posso inserire a DSS. Io non ho il titolo di sostegno, ma posso inserire una scuola, voglio andare a Anacapri, posso inserire. Roberta, Dimmi. scusami, mi chiedono di spiegare meglio la voce completamento territoriale. Completamento territoriale. Territoriale. Hai avuto modo, ecco, questa parte qua. Spezzone. Non si fragga se non si mettono gli spezzoni, ok? Stesso insegnamento, completamento territoriale, scuola, comune, distretto, provincia. Io che faccio? Sto dando la possibilità al sistema di ampliare la mia scelta. Che gli sto dicendo? Guarda, io sono disponibile ad avere uno spezzone. Innanzitutto, in questo modo sto dicendo voglio completare per lo stesso insegnamento. Quindi diciamo, sempre tornando ai musicisti, pianoforte, pianoforte, ok? E mi dice come vuoi completare? Vuoi completare sempre scegliendo all'interno di una scuola di cui già c'è lo spezzone e magari te la metti sotto? Sai, due scuole che hanno due spezzoni, li vuoi abbinare, ne metti una sopra e una sotto. Oppure vuoi due spezzoni e quindi completi nell'ambito dello stesso comune, oppure vuoi uno spezzone e vuoi completare nello stesso distretto, vuoi uno spezzone e vuoi completare nella stessa, nella provincia naturalmente. Quindi questo significa che vado da una piccola scelta ad una grande scelta, scuola, comune, distretto, provincia. Quindi io mi allontano sempre di più da questa scuola in cui ho chiesto lo spezzone. Spero di essere stata chiara. Ok, Grazie. indietro, vado avanti. Ok, penso di avervi detto tutto. Interrompo la condivisione. Se naturalmente inoltro, come dico sempre, non vi dimenticate di inoltrare, perché anche per le nomine. A maggio ci sono state molte persone che magari hanno aiutato tutti i loro colleghi a fare la domanda
si sono messi lì la loro domanda, l'hanno parcheggiata e poi non l'hanno inviata, nonostante il sistema avesse inviato una mail di alert che diceva: guarda, tu hai una domanda in parcheggio, mi raccomando, invia la prima che scada, prima che ci sia la scadenza. Molti non lo hanno fatto. Quindi, uno, riflettete, se vi posso, mettete nero su bianco quello che volete fare, in qualsiasi modo. Analizzate tutto quello che è più importante per voi, scelte professionali, ma anche familiari, se allontanarvi o no da casa, se prendere o non prendere gli spezzoni. Quando inserire gli spezzoni per me vanno messi dopo, se io voglio puntare ad un incarico più consistente, e poi procedere alla domanda. Non siate frettolosi, soprattutto chi ha molte classi di concorso, riflettete, dopodiché analizzatele bene, inoltrate e assicuratevi, uno, che vi compaia la voce correttamente inviata, che vi arrivi la mail e che in archivio vi sia la domanda.